Eccoci, Presidente, siamo qui. Sente? Mi sentite bene? Sì, la sentiamo bene, forte e chiaro. Grazie mille. Allora, vi saluto e mi spiace di non essere fisicamente presente a questa presentazione delle liste nella nostra regione, ma sono presente, come sentite, telefonicamente. Forza Italia, quindi, voglio dire, subito è un grande partito nazionale. Le nostre idee, i nostri progetti sono naturalmente pensati per l'Italia intera, ma non posso nascondere che la Lombardia occupa un posto particolare nel mio cuore. Perché? Perché è la mia regione, è la terra dei miei genitori, perché qui ho studiato e ho cominciato a lavorare, qui ho costruito avveniristiche città del giardino in anticipo sui tempi che sono visitati ancora oggi da architetti di tutto il mondo. Qui è nata la nostra televisione libera, qui ho vinto tanto con il mio Milan e sono diventato il presidente di club che ha vinto di più nella storia del calcio mondiale. Qui ho realizzato ultimamente anche la scommessa di portare il Monza in Serie A per la prima volta dopo 110 anni dalla sua fondazione. E qui, infine, è nata Forza Italia, che con la sua meravigliosa serie di vittorie elettorali ha salvato il nostro paese nel 1994 dall'ascesa al potere degli eredi del comunismo ed ha assicurato all'Italia molti anni di benessere, di sicurezza, di prestigio nel mondo e soprattutto anni di libertà. Ecco, proprio per questo ho voluto in queste elezioni combattere in Lombardia questa nuova decisiva battaglia. Ho scelto il collegio di Monza e guiderò la lista di Forza Italia in molte province della nostra regione. Sono orgoglioso della squadra che sarà con me in questa campagna elettorale e per tutti vorrei ringraziare Licia Ronzulli, che è la coordinatrice della nostra regione, la più grande regione italiana, ed è stata anche capace, Licia, di mettere insieme non solo in Lombardia ma in tutta Italia liste autorevoli e rappresentative. È stata una scelta difficile e anche, dobbiamo dirlo, in alcuni casi dolorosa, per l'esclusione di nostri militanti dovuti alla riduzione a 600 del numero totale dei parlamentari. È stato un lavoro del quale sono davvero grato a lei e agli altri dirigenti di Forza Italia che se ne sono occupati. Vorrei salutare con lei uno dei nostri candidati e primo tra tutti un indipendente di prestigio che ha voluto schierarsi con noi, il dottor Maurizio Cadasco, candidato a Brescia. Ecco, lo sapete, Maurizio è il presidente di Confapi, l'associazione dei piccoli e medi imprenditori, e la sua presenza è importante perché Forza Italia è il partito dell'impresa e del lavoro, perché i principi dell'impresa sono i nostri stessi principi. Voglio ricordare anche il nostro responsabile dei dipartimenti, Alessandro Cattaneo, e il nostro vicepresidente della Camera, Andrea Mandelli, ai quali sono davvero grato perché hanno lavorato con me per predisporre il programma di Forza Italia e per concordare con gli alleati il programma della coalizione. È in lista con noi la senatrice Stefania Craxi, presidente della Commissione Esteri, che rappresenta per il nome stesso che porta, ma soprattutto per la sua costante attività politica, l'area del socialismo riformista che è una delle nostre radici.
Ricordo anche che è candidato Alberto Baracchini, presidente della Commissione Vigilanza RAI e responsabile della comunicazione di Forza Italia. Voglio salutare ancora l'avvocato Cristina Rossello, che è una professionista molto stimata e guida da anni gli azzurri nella nostra Milano. E infine voglio dare un abbraccio ad Alessandro Sorte, il nostro giovane componente, che nel suo territorio è stato capace di suscitare e raccogliere un grande numero di adesioni a Forza Italia. Per finire, voglio ringraziare anche tutti coloro che corrono le liste proporzionali. Ringrazio chi ha buone probabilità di essere eletto, ma soprattutto ringrazio coloro che corrono nelle posizioni di lista più difficili. Il loro impegno ha una grande, grande importanza. Sarà decisivo per farci vincere il prossimo 25 settembre e naturalmente non li dimenticheremo. Lo sottolineo perché vincere il 25 settembre è davvero decisivo per la Lombardia e per l'Italia. La nostra Lombardia è la regione più avanzata del nostro paese e la più vicina all'Europa, ma proprio per questo anche quella che risente più direttamente delle difficoltà strutturali del nostro paese e degli svantaggi competitivi nei confronti di altri sistemi economici e produttivi. Ecco, io sono davvero convinto che la Lombardia sia la nostra patria, una patria non solo geografica, ma anche una patria ideale, culturale, spirituale. È una regione nella quale lo spirito liberale dell'intraprendere si è sempre coniugato con i valori cristiani dell'accoglienza e della solidarietà e che proprio su questo modello ha fondato la sua ricchezza. È anche la regione, dobbiamo ricordarcelo sempre, di Cesare Beccaria, il padre di tutti i garantisti e di una moderna visione del diritto. È poi una regione che crede nell'Europa e nell'Occidente. E questo che ho elencato sono proprio i principi sui quali si fonda Forza Italia. Noi siamo liberali, siamo cattolici, siamo garantisti, siamo europeisti e atlantisti. Su queste basi abbiamo creato un programma che si basa su alcuni capisaldi fondamentali. Ecco, vorrei ricordarne solo i titoli perché il tempo non ci consente di fare altro. Innanzitutto, un netto taglio alle aliquote fiscali con l'introduzione della flat tax al 23%. Poi la lotta alla burocrazia con l'abolizione delle autorizzazioni preventive oggi necessarie per dare il via ad un'attività imprenditoriale e che prendono normalmente molto tempo e che presentano molti intoppi. Poi una giustizia giusta con la separazione delle carriere, la parità dei diritti tra gli avvocati dell'accusa e gli avvocati della difesa, l'accorciamento dei tempi dei processi entro la media europea dei 400 giorni, la non appellabilità delle sentenze di assoluzione. Ancora, la difesa dei più deboli, degli anziani, dei disabili, con l'aumento di tutte le pensioni ad almeno 1.000 euro mensili per 13 mensilità. E ricordo che la stessa pensione sarà data anche alle nostre mamme e alle nostre nonne. E poi daremo nuove opportunità per i giovani, cioè quella di accedere ad un lavoro dignitoso, non solo dignitoso, ma dignitosamente retribuito grazie alla defiscalizzazione e alla decontribuzione del praticantato del primo impiego. C'è però un tema sul quale vorrei soffermarmi brevemente perché sta diventando la vera emergenza nazionale dei prossimi mesi: il costo dell'energia. È un tema essenziale
per una regione ricca di imprese come la nostra. Ai prezzi attuali si rischia un disastro per le famiglie, che si troveranno di fronte al dilemma tra fare la spesa o pagare le bollette. Si rischia un disastro per le imprese, che dovranno o ridurre il personale ed aumentare i prezzi dei loro prodotti o addirittura chiudere. Io ho chiesto per primo al governo di intervenire e ho notizia che si sta disponendo un decreto. Vanno poi previsti adeguati ristori per evitare la paralisi. È necessaria un'iniziativa comune europea per contrastare i prezzi del gas, ma bisogna anche dare immediatamente il via a tutti gli interventi strutturali che la sinistra irresponsabilmente ha bloccato per anni. E cioè bisogna dare il via ai rigassificatori, ai termovalorizzatori, alle trivellazioni, alle energie rinnovabili e soprattutto alla ricerca per il nucleare pulito. Ricordiamoci che in Francia l'85% dell'energia consumata dai francesi deriva dal nucleare. Quindi non possiamo più perdere neppure un giorno. E concludo. Cari amici della Lombardia, queste sono solo alcune delle tante ragioni per le quali dovete andare a votare il 25 settembre. E dovete votare per Forza Italia nell'interesse di ogni elettore della nostra regione, nell'interesse delle nostre famiglie e del nostro futuro. E io sono sicuro che anche per questo noi vinceremo. E quindi forza Lombardia, forza Monza, questo non lo dico perché è il collegio al quale sono candidato, ma solo per ragioni calcistiche, e naturalmente e soprattutto forza Italia! Grazie Presidente, noi la ringraziamo e aspettiamo la prossima volta in presenza. Molto bene, mi farà molto piacere, un abbraccio affettuoso, cordialissimo davvero a tutti. Grazie, grazie ancora.